Ciao Vale! Ciao Ambra! Oggi ti porterò alla scoperta dell'ambiente in cui viviamo e degli strumenti che servono a preservarlo. Pronta? Pronta! Destinazione? Valutazioni ambientali. Il mondo in cui viviamo continuerà a trasformarsi e a svilupparsi, ma la sfida è rispettare obiettivi comuni che riguardano tutti e sono necessari per portare il mondo sulla strada della sostenibilità. Sostenibilità? L'ho sentita tante volte, ma non ho capito bene cosa significhi in concreto. Ecco, questa è la sostenibilità e quelli sono gli obiettivi comuni per garantirla. Quello che in concreto dobbiamo fare, e anche in fretta. Uno sviluppo sostenibile soddisfa i bisogni del presente e delle future generazioni. E per raggiungerlo è importante tenere conto di tre elementi fondamentali: la crescita economica, l'inclusione sociale e la tutela dell'ambiente. L'Agenda 2030 è un grande programma d'azione, sottoscritto da 193 paesi, membri dell'ONU, che ingloba 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030. Si parte! In tutti i paesi dell'Unione Europea e anche in molti paesi di altri continenti ci sono regole stringenti da rispettare. In Europa ci sono le direttive europee che impongono di fare una valutazione ambientale prima di realizzare piani, programmi, progetti che possono determinare effetti ambientali significativi. Le valutazioni ambientali assicurano che piani, programmi e progetti siano realizzati nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile. Esistono due tipi di valutazione ambientale. La valutazione ambientale strategica, VAS, si applica a piani e programmi che riguardano diversi settori di attività, come l'energia, i trasporti, la pianificazione del territorio, la gestione dei rifiuti. La valutazione di impatto ambientale, VIA, serve a conseguire elevati livelli di protezione e tutela dell'ambiente e si applica ai singoli progetti, quali ad esempio strade, elettrodotti, aeroporti, impianti industriali, centri commerciali, valutando le possibili conseguenze ambientali derivate dalla loro realizzazione. Le valutazioni ambientali sono processi trasparenti e partecipati che coinvolgono diversi attori, tra cui i singoli cittadini e le associazioni. Chiunque può esprimere le proprie osservazioni alle autorità competenti, contribuendo attivamente alla decisione. Siamo arrivate, dobbiamo scendere. Quella è la nostra uscita. Carta d'intenti. Che cos'è? È frutto di un percorso che tende a supportare i processi di valutazione ambientale, trasparenti e partecipati. La carta, in linea con le convenzioni internazionali di Aarhus e di Espoo, rappresenta un decalogo di principi finalizzati a stimolare e a dare concretezza alla partecipazione attiva del pubblico nei processi di valutazione ambientale. È aperto, entriamo! Uno dei principi della carta di intenti è l'accessibilità. Tutti devono poter accedere facilmente alle informazioni. Ogni processo di valutazione ambientale risponde ad una tempistica precisa dettata dalla normativa, che deve essere rispettata. È importante promuovere l'uso di strumenti e metodologie che facilitino il coinvolgimento dei cittadini. Aiutare il dialogo è uno dei principi fondamentali della carta di intenti. E questo a cosa serve? Serve a valorizzare le voci di tutti. Mi sentite forte e chiaro? Ma come facciamo a capire se le valutazioni ambientali sono affidabili? Devono essere basate su informazioni oggettive e fonti attendibili. Vale, ti ringrazio per questo bel viaggio che mi ha fatto entrare nel mondo delle valutazioni ambientali. È stato bello anche per me condividere questa esperienza, che ci ha portato ad esplorare i principi della carta di intenti. Cerchiamo di utilizzarli bene e farli conoscere. Più conosciamo, più contiamo.